Eccoci qui, avete visto il disegno di Alessandro Nespolino. Nespolino, ecco qui, ha disegnato in diretta per gli amici di News 25, salutatore del blog. Ci ha disegnato Adam Wild. Adam Wild, sì. Che tanti lo pronuncio Wild, tanti. No, vabbè, Wild, selvaggio in inglese. Selvaggio in inglese, Wild. Wild, Wild. Ecco, due battute. Quando hai cominciato a disegnare questo personaggio? Il personaggio l'ho disegnato 2 anni fa, è finito, almeno il mio albo è finito nel 2012, però abbiamo dovuto aspettare comunque che fossero pronti gli albi seguenti e siamo usciti adesso, infatti il prodotto è l'ultimo fumetto di Casa Editrice Bonelli, uscito proprio oggi. Ecco, perciò oggi proprio... Oggi era prevista proprio per oggi, per il 4, l'uscita di questo nuovo personaggio. Sì. Ecco, perciò grandissimo scoop e andrà subito a Ruba, o è già andata a Ruba? Ma speriamo che vada a Ruba, in alcune edicole sembra che stia andando bene, speriamo che continui. Ma sicuramente sì, e ci può dare qualche altra anticipazione? Ma Adam Wild è una serie di avventura classica, si svolge alla fine del 1800, di ambientazione africana, e niente, è un avventuriero, è un uomo che gira per l'Africa ed combatte contro gli schiavisti, contro i cacciatori di Frodo, quindi è un personaggio che come dire, è anche molto attuale sotto questo punto di vista e cerca, come dire, cerca di affrontare i problemi legati all'Africa dell'epoca, però sempre col sorriso sulle labbra, quindi è un personaggio che sa divertirsi, che è ironico, nonostante ecco, sia mosso da sani principi. Ecco, questo è un bellissimo messaggio, nonostante le disavventure, sempre col sorriso in bocca. Sì, sì, infatti ci siamo ispirati a Errol Flynn, al sorriso di Errol Flynn, proprio appunto perché doveva riuscire a dare quegli elementi di simpatia e che non risultassero, diciamo, antipatici, ecco, cioè non un sorriso finto, ma un sorriso molto spontaneo e che riuscisse ad essere accattivante per il lettore. Ecco, ricordiamo i tuoi riferimenti, dove ti possono trovare nel network. Ma io ho una pagina Facebook, solo una pagina Facebook, di conseguenza chi volesse farmi domande, chi volesse stringere amicizia, Alessandro Nespolino su Facebook. Perfetto, allora ti verremo sicuramente a trovare, io ti ringrazio. Grazie. E ti faccio tantissimi complimenti. Grazie. E grazie per il disegno, eh. Questo lo prendo io, lo prendo. Grazie, ciao, grazie. E complimenti, ciao. Grazie.